Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi vi andrò a far vedere e vi spiegherò il mio kayak. Dunque mi raccomando ragazzi, lasciate tanti like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, superiamo i 70 like per questo video e direi di andare con la sigla. Parliamo del kayak, è un kayak 3 metri della Big Mama che ho preso circa 5 anni fa su internet per circa 300-400 euro. Da quei 5 anni fa a oggi è cambiato un po', ho fatto su un bel po' di modifiche e in questo video ve le andrò a illustrare tutte. Intanto cos'ha di base? Di base ha i due gavoni, 1 e 2, poi i due portacanni interni che sono uno e uno di qua dietro, che qua adesso con l'inquadratura non si vede, e niente di che, basta. Poi col passare il tempo ci ho preso il carrello per poterlo portare in giro, un carrello semplicissimo da 30-40 euro. E dopo ci ho aggiunto il seggiolino per andare molto più comodo, è una grande, è un grandissimo cambiamento portare il seggiolino su, cambia totalmente la comodità. Successivamente al seggiolino ci ho messo il portacanne qua frontale, però ho intenzione di metterne semmai uno e una due qua per pescare magari in mare a fondo o magari comunque tenerne un altro in più su uno dei due lati in modo da poter pescare, in modo da tenere una canna sempre pronta. Poi sono andato a creare con un vecchio frigo bar questo contenitore slash portacanne, eccetera eccetera. Quello che ci ho fatto è ci ho attaccato un portacanne triplo qua dietro, che avevo comprato un po' di tempo fa su internet, e poi ci ho messo un tubo di PVC che ho ritagliato apposta per metterci dentro la canna a musca, però può essere utilizzato anche per altre canne, e di qua un tubo, un altro tubo normale, un pochino più grande rispetto a questo, che porta la capienza totale del kayak, senza contare il guadino, però si può, al posto che contare una canna, contare il guadino, a ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 canne contemporaneamente. È diventata una macchina da guerra, praticamente una nave da battaglia. Poi una modifica che è stata unica praticamente, ma che porta 3 cose su questo kayak, ovvero piastra per il motore elettrico e batteria che è qua dentro. Allora, questo per il motore elettrico me lo sono fatto fare su misura perché la volevo di un certo peso specifico e in modo da avere una certa bilanciatura. Il motore elettrico che ho recuperato, che avevo in garage da un po' di anni, da tipo 10-12 anni, l'ho recuperato, che non l'ho mai utilizzato, e l'ho messo qua. È un 30 libbre, molto vecchio, e adesso ci ho messo sull'elica doppia, ovvero con due pale. Volendo, e cosa che proverò a breve, sarà l'elica con 4 pale, voglio far volare questa bestia. Il motore 30 libbre sarebbe anche troppo, però mi fa veramente volare. Mi cambia completamente l'azione di pesca, perché comunque anche in fiume, cioè pescare, passare dalla pagaia a pescare col motore, cambia totalmente lo stile di pesca, ci fa battere più acqua, è molto molto meglio quel cambiamento. Ci fa battere più acqua, si può pescare controcorrente, si può pescare in assenza di corrente, si può rallentare la velocità, un sacco di cose che aiutano tantissimo. Ho fatto anche una prova apposta e col motore elettrico, tutto un altro stile di pesca. Per alimentare il motore elettrico, qua dentro ho una batteria, adesso che c'è con la zip, eccola qui.
Eccola qua. Una batteria normalissima che si può trovare anche nell'auto. È una 12 volt e 62 ampere e mi basta per un'intera giornata di pesca. Con questa configurazione qua posso andare veramente dappertutto, grazie a veramente il fondo basso e alla galleggiabilità estrema di questo kayak posso andare veramente in posti assurdi e stare anche su 10 cm d'acqua, soprattutto essendo anche così corto, essendo solo un 3 metri, ho la possibilità anche di andare in posti stretti e girarli senza problemi, a differenza di magari barche, bellyboat, hardbelly. Con questo posso andare veramente ovunque, oltre che andare molto veloce grazie al motore elettrico, battere molta ma molta acqua, ma ragazzi non avete idea, posso fare anche volendo traina, posso fare veramente tante cose nel caso magari di un pesce grosso, magari tipo un pesato, un siluro. Con questo posso riuscire a combatterlo controcorrente perché posso farmi aiutare dal motore a tirarlo fuori, ed è una gran cosa. Anche per esempio con le carpe, se vi ricordate, posso usare il motore per tirare dietro la carpa, per cogliere dietro, per portarla verso di me, è molto molto utile. Avere un contenitore del genere poi mi permette di portare un'infinità di esche, buste di gomme, eccetera eccetera. Contate che questo kayak in sé è molto piccolo, comunque infatti sarei quasi tentato a prenderne uno molto più grande che mi permetta anche di stare facilmente in piedi, però dopo penso, cavolo, questo rispetto a quello è molto più comodo, più leggero e sotto certi aspetti forse anche meglio di un kayak a pedali. Quest'anno dovrei provare a portarlo in pesca un altro paio di volte, magari quest'inverno prima della frega del luccio, e cercare di tirare fuori qualche big fish, però è questione di avere tempo e andare a pescare. Dunque vi ringrazio a tutti per la visione, mi raccomando lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, mi raccomando guardatevi il video di lunedì che è tanta roba. Dunque direi che per questo video è tutto, lasciatemi qua sotto i commenti se avete delle domande da farmi, io vi risponderò volentieri. E direi che per questo video è tutto. Ciao a tutti.